Caviglie gonfie a fine giornata? In questo video ti rivelo gli 8 rimedi che mi hanno consentito di risolvere questo fastidioso problema. Ciao, io sono Dedè e ti do il benvenuto sul mio canale. Qui parlo dei miei hobby, abitudini e delle piccole scoperte che agevolano la mia quotidianità. Per non perderti nessuna novità, iscriviti al canale. Piedi, caviglie o gambe gonfie sono spesso imputabili a un peggioramento dell'efficienza del sistema vascolare periferico, che può avere diverse cause predisponenti, come per esempio stile di vita sbagliato, sovrappeso, stato di gravidanza, stagione calda, ma anche alcune cause patologiche che è bene escludere in prima battuta con una visita medica. Dopo aver escluso condizioni patologiche, ci sono dei piccoli rimedi che possiamo adottare per risolvere tale condizione. 1. Evitare di rimanere fermi nella stessa posizione per lunghi periodi di tempo, specialmente se si è seduti come al lavoro o durante un viaggio. 2. Indossare calze a compressione durante la giornata. Ti mostro le calze che ho acquistato su Amazon e che si sono rivelate davvero un ottimo ausilio. Se durante la giornata le indosso, la sera le caviglie sono visibilmente più sgonfie rispetto alla giornata in cui dimentico di metterle. Ti lascio il link delle calze in descrizione. 3. Bere tanto e limitare l'assunzione di sale con la dieta. A fine giornata faccio un pediluvio con acqua fredda e sali da bagno per gambe affaticate. Di solito sono mentolati e lasciano una gradevole sensazione di freschezza. 5. Cerco di tenere le gambe alzate per 10-15 minuti in modo da favorire il ritorno venoso. 6. Ai piedi del letto sistemo un cuscino che mi consente di ottenere lo stesso risultato anche nelle ore di riposo notturne. Ci sono tanti cuscini appositi, alcuni anche gonfiabili all'occorrenza, per occupare meno spazio quando non in uso. 7. Prima di andare a dormire applico una crema della Prep per gambe e piedi affaticati. Questa può essere conservata in frigo e applicata fredda sulla pelle per una maggiore sensazione di freschezza. Di tutti questi rimedi ti lascio i link in descrizione. 8. Dulcis in fundo, un bel massaggio a piedi e polpacci. In questo puoi trovare aiuto nell'utilizzo della pistola massaggiante, che con minimo sforzo ti consente di avere tutto il relax di un piacevole massaggio. 'Cambiando testina puoi trattare diversi gruppi di fasci muscolari e diverse zone del tuo corpo. Io l'ho comprata e mi ci trovo davvero bene. Ti lascio anche di questa il link in descrizione. Per non perderti nuovi video, iscriviti al canale e se ti è piaciuto questo video, lasciami un like o un commento. Io ti do appuntamento al prossimo video. Ciao da Dedè!